Caduceo d'oro, premio a Marco Cossolo, la vera sfida della sanità futura e la territorialità. Torna Med Safety Week, campagna per uso sicuro dei farmaci, fondamentale la professionalità del farmacista. Spesa farmaceutica del Servizio Sanitario Nazionale, i dati del primo semestre 2022. Buongiorno e bentrovati ad una nuova edizione del telegiornale di Federpharma Channel. Il presidente di Federpharma Marco Cossolo è stato insignito del prestigioso riconoscimento del Caduceo d'Oro. Nel corso dell'evento organizzato dall'Ordine Interprovinciale dei Farmacisti di Bari e Bat, che si è tenuto presso il Teatro Cursa al Santa Lucia di Bari. Condivido il merito di questo premio con tutte le 19.000 farmacie italiane, ha dichiarato Cossolo, spiegando che la vera sfida della sanità futura è la territorialità. Ma ascoltiamo uno straccio della sua intervista. I 2 anni di pandemia siano serviti a svelare un ruolo che la farmacia ha sempre avuto. Ora io ritengo che questo abbia disvelato delle potenzialità che saranno utili anche in futuro. La vera sfida della sanità futura è la territorialità. Nessuno è più territoriale di un'equipe fatta da farmacie di comunità, medici di base, infermieri. Ritengo veramente che poter approfondire questi temi, forse con cuor leggero dalla pandemia, sia un modo per impostare correttamente il lavoro per il futuro. Dal 7 a 13 novembre torna la Med Safety Week, la campagna di sensibilizzazione all'uso sicuro dei farmaci, un ambito in cui il farmacista è uno dei principali protagonisti. Sebbene infatti tutti possano avere un ruolo nella segnalazione di eventi avversi, i farmacisti sono spesso l'ultimo operatore sanitario che un paziente vede prima di assumere un farmaco. Il farmacista ha una possibilità unica per fornire informazioni, consigli e supporto su sicurezza e corretto uso di un farmaco, come specificato in un documento dal PGEU, oltre al fatto che la consulenza del farmacista non è per appuntamento e spesso i servizi sono accessibili 24 ore su 24. Tutti i farmaci possono causare effetti indesiderati in alcuni pazienti, ecco perché ci sono misure per monitorare continuamente la loro sicurezza dopo l'immissione in commercio. Ogni segnalazione effettuata da un paziente o da un operatore sanitario svolge un ruolo chiave nell'acquisizione di conoscenze sui benefici e rischi dei farmaci, ricorda l'AIFA. Nel primo semestre del 2022 la spesa farmaceutica netta del Servizio Sanitario Nazionale ha fatto registrare un aumento del 2,1% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, con le farmacie che continuano a dare un contributo importante al contenimento della spesa. Le farmacie in particolare hanno garantito un risparmio complessivo pari circa a 273 milioni di euro, mentre le quote di partecipazione a carico dei cittadini hanno avuto un'incidenza media del 15,1% sulla spesa lorda. A livello regionale, infine, la spesa è andata calando solo in Umbria e in Campania, mentre il numero delle ricette è aumentato in tutte le regioni. Questa era la nostra ultima notizia, grazie per averci seguito, l'appuntamento è per domani con una nuova edizione del telegiornale di Federpharma Channel.